Premessa iniziale, questo qui sarà un video ironico, dove vedrete due interpretazioni differenti, una del lotitiano medio e un'altra invece dell'antilotito o dell'antilotitiano medio. In realtà non esiste il lotitiano, più che altro chi difende Lotito a spada tratta e chi lo attacca a prescindere. Ecco, i due estremi. Ci ho messo una settimana per ideare questo video, quindi ci tengo molto. Per favore fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti una volta che l'avete visto, perché ho intenzione di tirarne fuori un format, ecco, di creare un format. Questa è un'idea, credo, abbastanza nuova su YouTube, e vorrei che appunto voi mi diceste che cosa ne pensate. Godetevi il video, forza Lazio, sempre e per sempre. Ciao. 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 Nome? Ti consideri antilotito? No, io mi considero un laziale vero. Ti consideri un lotitiano? Non esistono lotitiani, anche perché lui non è uno che si fa piacere. No, mi considero un laziale vero. Descrivi Lotito con una parola. Suino. Imprenditore. Descrivi il tuo avversario con una parola. Servo. Un rompicoglioni stratosferico. Sono due parole. E che c'entra? Anche Jordao e Neto sembrano due giocatori, ma in realtà non è così. Come considerate i risultati ottenuti da Lotito in questi 15 anni? Quali risultati? Ma non so, 5 trofei, tra cui uno contro i rivali storici, e tutto questo con un bilancio in positivo. Cosa serve a questa Lazio per diventare grande? Che sto stronzo se ne vada. Hai già in mente un sostituto? La Lazio è laziale. Ti rigiro la domanda. Cosa serve a questa Lazio per diventare grande? Che i laziali sostengano la Lazio. A proposito, quante volte all'anno vai allo stadio? Ogni volta che ne ho l'occasione. Una volta a maggio. Non pensi che sia un po' ipocrita? Ipocrita è quel bastardo... Completa la frase. Con Lotito... Non faremo mai il salto di qualità. Siamo diventati la quarta squadra più titolata d'Italia. Nominatemi qualche giocatore acquistato nell'era Lotito. Novaretti, Gentiletti, Maurizio, Biscevaz, Pereirigna, Firmani, Scaloni e l'anima degli mortacci sua. Kolarov, Lichtsteiner, Zarate, Hernanes, Klose, Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Leiva. Cosa ne pensi dei nomi fatti dal tuo avversario? Sono buoni giocatori. Bah, secondo me sono buoni giocatori. Se trovassi davanti a te Lotito, cosa gli diresti? Le peggio cose. Gli farei capire a parole che la Lazio non è sua. Gli direi: non ti curar di loro, ma guarda e passa. Sareste contenti se la Salernitana dovesse salire in Serie A? No, soltanto il peggio per quel verme. Sì, così dovrà vendere una delle due e concentrarsi sull'altra. Ah. All'Italia sì o all'Italia no? No, no. Apriamo un dibattito. Sei un grandissimo... Niente insulti. Ah, capirai. Così gli togli la parola, poverino. Sei un servo del gestore. Siete tutti servi del gestore. Lui comanda e voi, come piccoli soldatini ammaestrati, obbedite. Che cazzo? Se in questo momento la Lazio sta dove sta, è anche colpa vostra. Ma sta dove sta? Dove? Dove sta? In B? Lottando per la salvezza? Dovresti farti un ripasso di quella che è la storia della Lazio. Tu pensi che io mi sia scordato l'era Cragnotti? Cragnotti non è la storia della Lazio. Cragnotti è 7 anni di una storia centenaria. Ma che te lo sto a dire fa? Che il tuo slogan è si stava meglio quando si stava peggio. Siete proprio abituati alla mediocrità. No, siete voi che siete inspiegabilmente abituati a troppo. Servo. Idiota. Mediocre. Ignorante. Leccaculo. Imbecille. Basta. Volete vedere il video della campagna abbonamenti? No. Sì. Non darò i soldi allo Tito. Brividi. Calciomercato. Adekanye è un nuovo giocatore della Lazio. E sti cazzi? No.
Dovete commentare quelli che sono i primi acquisti di questa finestra di mercato. Adekanie. Un'altra pippa. L'hai mai visto giocare? No. Spero che possa rivelarsi un giovane forte. Pony è un nuovo giocatore della Lazio. Un altro Durmisi. L'hai mai visto giocare? No. I numeri sono dalla sua parte. Potrebbe sorprendere. Vavro è vicino alla Lazio. Un'altra pippa al sugo. L'hai mai visto giocare? No. Vavro è forte. L'hai mai visto giocare? No. Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio. Manca solo l'ufficialità. Ma tranquilli che tanto ce lo soffiano all'ultimo. Ci speri, eh? Caca sotto. Ipocrita. Romanista. Come mi hai chiamato? Un'ultima domanda. Siete sicuri di tifare tutti e due per la stessa squadra?